Ricordate, mi rivolgo agli amici che mi seguono un pochettino più spesso, la fontina, questa fontina che io ho chiamato ed è la fontina del Maiori, perché qua abbiamo il sentiero che porta al Monte Maiori, monte, è un colle, e comunque intorno al Maiori si gira poi con la pista di fondo, una parte in Toscana e l'altra in Emilia. Si circumnaviga. Allora, vorrei ricordare questa fontina quando era quasi sotterrata dalla neve. Io venni qua e capitai che c'è la pista di fondo, quasi sprofondai fino all'altezza del petto nella neve. Vabbè, questo è un punto di riferimento. È durante l'estate una deliziosa passeggiata per tutti coloro che vengono all'Abetone. Non c'è rischio alcuno perché qui non possono passare le auto, qui solo delle bici, ma anche queste non hanno la priorità rispetto ai pedoni. Non bipedi, guardate, io ho adoperato il termine pedoni questa volta. Abbiamo i soliti Tazebau, in questo caso, la biodiversità, eccetera. Cioè, questa è una ottima iniziativa della Guardia Forestale per spiegare a coloro i quali non hanno dimestichezza con i boschi alcune caratteristiche, gli animali, le piante, eccetera. Ritorno alla base. Sono venuto qua per dare un'occhiata a alcuni punti dove io in questo periodo ho sempre trovato dei boleti pinicola. Assolutamente niente. Poi ho dato anche un'occhiata ad alcuni pratoni di piante di mirtillo, che è l'habitat regolare giusto per gli estatini, l'estivalis, il boletus estivalis. Assolutamente niente. Ho anche lanciato un appello dicendo che state attenti a mettere le mani nelle piante del mirtillo, perché è anche l'habitat delle vipere. Cioè, in poche parole, alla pianta del mirtillo c'è l'umidità e c'è il fresco. E questo cos'è che cerca la vipera? Cerca l'umido, il fresco, cerca anche il sole, però appena sente qualche rumore si immerge, diciamo, sotto. Un'altra particolarità è che intorno ai porcini, e siccome nel mirtillo ci fanno i porcini, a volte diciamo sovrastano il cespuglio e si vede queste macchie gialle del fungo. Anche intorno al porcino si stanno le vipere. Quindi bisogna stare attenti prima di cogliere il porcino. Vabbè, vi saluto.